una. Ti voglio chiedere una cosa. Dimmi. Dimmi pure, amico mio. Ma andiamo. Ma chi di voi incontrando quest'uomo non gli avrebbe fatto almeno una domanda? Ma non che ore sono o banalità di questo tipo. Che ne so, un pensiero, una riflessione, o perché no, un consiglio. Io provo. Senti, babbo, non tutti hanno il coraggio e l'opportunità di battersi come hai fatto tu, per il tuo paese e per il mondo intero. Io credo che ci siano persone nate non per essere guide carismatiche, ma che tuttavia vivano il giusto. E lo dimostrerò ogni giorno, attraverso il lavoro, attraverso la fatica, attraverso il rispetto per il prossimo. Ma io ti chiedo, è sufficiente vivere così? È sufficiente essere così? Hai ragione. Hai ragione. È vero quello che dici. Certo che è già tanto essere così. È già tanto vivere così. Il tuo dubbio riflette la certezza di un pensiero limpido. Ma vedi, quello che io penso è che negli anni che verranno tanti altri si batteranno con ruoli diversi ed in posti diversi nel mondo, perché ci sarà sempre qualcuno che sosterrà la causa dei diritti civili e forse si batteranno contro un sopruso, contro un dittatore, oppure a favore della libertà. E sai che cosa ti dico? Non mi sento un illuso, perché ci sarà sempre qualcuno che si batterà pur rimanendo nella non violenza. Perché non è importante con che arma combatti, se con la marcia, con il digiuno o con la disobbedienza, o soltanto con un'opinione, o con una ferita, o una canzone. Non siamo tutti uguali. Ma di una cosa sono certo, è che siamo un solo amore, un solo sangue, una sola vita. Don't care for it.
To the black bars in your head.